tutti. Fucile lucidato apposta per il ministro. Assolutamente. Cos'è questo? Un DT11 Black Edition WWL. Lui apprezza? Assolutamente. Questo è tiro al piattello, esatto, è qui parliamo di piattello. Parliamo di Olimpiadi. Non c'entra la legittima difesa. No, qui parliamo di Olimpiadi. Quanto pesa? Certo, beh, siamo sui 3 kg. 3 kg e mezzo. Ed è quello con cui. Esatto, i nostri ragazzi vincono le Olimpiadi, adesso abbiamo Tokyo in arrivo 2020, abbiamo tutta la... Ti tagli, È la prima volta che viene alla Fiera delle Armi da ministro, diciamo, sì. E non pensa che questo sia un segnale a poche settimane dall'approvazione della legge sulla legittima difesa, possa essere interpretato come un segnale a liberi tutti, armi a casa... Sì. No, sicurezza e legalità. Stamattina hanno fatto un convegno A dove parla dei posti di lavoro, si parla dello 0,5% di PIL, di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Noi dobbiamo togliere le armi illegali, togliere le armi dalle mani dei delinquenti e garantire a chi... Alle cittadini... No. Nella legge sulla legittima difesa non c'è mezza virgola sull'uso delle armi, né nel decreto sicurezza. Ho visto che c'è qualche demente che, non commento, ha collegato anche il ferimento di Manuel al decreto sicurezza. Non c'è niente sulle armi del decreto sicurezza. La legge sulla legittima difesa prevede semplicemente che chi oggi detiene legalmente, dopo una visita medica, dopo le perizie psichiatriche, dopo aver pagato tasse e compilato moduli, chi detiene legalmente un'arma e viene aggredito a casa sua o nel suo negozio, si possa difendere. Però ha allargato un po' le maglie, no, ministro, con questa legge? Certo, della possibilità di difesa. Perché ad oggi, teoricamente, io prima di difendermi devo capire quanto tu mi voglia far male. Però non c'è rischio di una deriva, questo è il senso della domanda. No, che deriva? Se tu mi entri col passamontagna, il bastone o la pistola in casa mia di notte, io mi difendo prima che tu mi prenda bastonate. La deriva sei tu che entri in casa mia di notte. E se non ho bastone né armi, va bene lo stesso. E cosa ci fai in casa mia di notte? No, chiarissimo. Quindi, è facile sparare. Stai a casa sua, stai a casa tua e ognuno fa quello che vuole. Lei una volta ci ha detto che lei non aveva un'arma a casa, adesso si è dotato. Continua a non avere un'arma a casa. Ho la pistola elastici, coi bimbi. Ragazzi, il paese più armato d'Europa è la Svizzera. Il paese con più armi rispetto alla popolazione in Europa è la Svizzera, che mi sembra sia un modello di serenità, tranquillità, esportabile, e quindi non... Quindi un'Italia con più armi sarebbe un'Italia più sicura, lei dice, più serena. Non è il mio obiettivo avere più armi in Italia, il mio obiettivo è avere meno armi illegali e non complicare la vita a chi detiene legalmente un'arma. Gli italiani non sono proprio come gli svizzeri di carattere, diciamo. Perché ce l'ha con gli italiani? Siamo meglio noi degli svizzeri. Ma che bello! Grazie di cuore, grazie di cuore. Non c'è la legge ma c'è già la ministra. Vedi, gli imprenditori italiani sono più avanti dei politici italiani, quindi si portano avanti. Sembrerebbe leggermente.